Attrarre i giovani, garantire loro la possibilità di studiare e lavorare nei territori dove sono nati, senza dover essere costretti a spostarsi verso il nord. È questa per Luca Brunese, rettore dell'Università degli Studi del Molise, ateneo che conta 36 corsi di studio, 18 triennali, 15 magistrali, di cui due in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina e tre magistrali a ciclo unico, la sfida da vincere. Dobbiamo considerare che per un ateneo delle aree interne o del sud le sfide sono un po' diverse da quelle alle quali siamo abituati, perché dobbiamo garantire ai nostri giovani la possibilità di studiare nei territori dove sono nati e di poter anche domani lavorare, affrontare il campo professionale senza la necessità di doversi per forza spostare verso il nord. Può sembrare un messaggio banale, ma non lo è. Oggi viviamo una stagione di grandi nuove iniziative, anche utilizzando quelli che sono i finanziamenti del PNRR, e la scommessa, secondo me, è una scommessa che si può vincere. Bisogna innanzitutto crederci. Il nostro sforzo è di entrare sempre di più nelle case degli abitanti, non solo del Molise, ma anche dei territori vicini che ci premiano con le iscrizioni. Penso alla Campania, al Sannio, il Basso Lazio, la Puglia, l'Abruzzo, da cui vengono tanti dei nostri studenti, per dimostrare che tante cose si possono fare, che avere un territorio piccolo con tante zone montuose, che non ha diciamo così grande facilità di collegamenti per esempio internazionali, che può sembrare una grande criticità oggi in un mondo virtuale in cui tanto si fa col computer, tanto si governa da lontano, ci sono tantissime opportunità per tutti i giovani che vogliono restare e coglierle. Lei ha citato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cosa vi aspettate da questo? In realtà il PNRR in sé ha delle grandi criticità. La modalità di distribuzione delle risorse. Io ricordo che tra i rettori, nell'ambito della conferenza dei rettori, ero tra quelli l'ala preoccupata anche dell'arrivo delle risorse, perché sono molte, moltissime risorse in pochissimo da utilizzare in pochissimo tempo. La grande scommessa e riuscire a utilizzarle e soprattutto a creare qualcosa di realmente nuovo che possa poi stare in piedi anche a valle del 2026. Il rischio è che sembri una grande scommessa e che, come tutte le grandi scommesse, si può vincere, ma naturalmente si può anche perdere. Bisogna lavorare bene, non bisogna lasciarsi inebriare da questo fiume di finanziamenti che arriverà nei prossimi 4 anni, ma pensare fin da subito a come utilizzarlo nella maniera più corretta. Quali attività sono oggi già disponibili nel suo ateneo e quali progetti che contate di realizzare? Quest'anno per noi è un anno molto importante perché è l'anno del ritorno. Finalmente abbiamo cominciato l'anno accademico con gli studenti in presenza, con le aule distanziate. Tutti però i meccanismi di sicurezza che abbiamo messo in essere per gli anni passati sono rimasti e quindi siamo tutti in un'università più sicura. Lo slancio nuovo di quest'anno è legato anche a alcune iniziative didattiche nuove. Abbiamo allargato i nostri corsi di laurea delle professioni sanitarie, abbiamo lavorato per esempio sulle magistrali di economia, sul miglior funzionamento della magistrale di ingegneria medica. È stato un modo di rafforzare quello che abbiamo messo in essere negli anni passati, ma anche un modo di guardare a quello che sarà la nuova grande offerta formativa del prossimo anno, nel quale ci saranno tante novità. E anche sul modo di fruire le sedi e quindi di, può sembrare banale, ma di catering, di sistemazione degli studenti, delle aule studio, stiamo facendo il grande sforzo di rispondere alla crisi energetica mantenendo tutti gli standard immodificati. Quindi noi non anticipiamo le chiusure, non organizziamo i corsi a distanza per fare giorni di chiusura supplementari, cerchiamo di lavorare su quello che possiamo, almeno cominciamo così questa stagione e poi vedremo naturalmente in quest'anno così particolare che ci aspetta che cosa riusciremo a fare. La vicinanza con la componente studentesca ci aiuta molto a decidere insieme le cose da fare.